Ciao a tutti, bentornati a un nuovo episodio della Biblioteca della Fotografia. Io sono Aldo Giarelli, sapete che sono molto appassionato di fumetti, manga, graphic novel. Ho già parlato di graphic novel che parlano di fotografia, ne ho trovata un'altra, l'ho divorata e infatti non vedo l'ora di parlarvi del fotografo di Mauthausen, spero di averlo pronunciato bene, di Salva Rubio, Pedro Colombo e non so come si pronunci, Ainzane Landa. Edito per i tipi della Mondadori Comics Historia, costa 12,99€. Io pensavo banalmente parlasse di un fotografo nei campi di concentramento, e sì, parla di quello, ma parla dei deportati nel campo di concentramento di Mauthausen, spagnoli. Io non sapevo benissimo la storia della Spagna, per cui non sapevo che i comunisti spagnoli venivano mandati comunque nei campi di concentramento tedeschi, ed è un libro di denuncia perché gli autori hanno espresso la volontà di parlare di questa realtà. Quando se ne parla poco, i campi di concentramento vengono di solito associati a zingari, omosessuali, chiaramente gli ebrei, e si parla poco della realtà spagnola. Quindi è anche una cosa che ci aiuta a capire qualcosina di più. La storia è vera, o meglio, è ispirata a un personaggio realmente esistito. Francisco Bois è un fotografo che fino alla deportazione faceva il fotografo, o comunque sapeva maneggiare abbastanza bene la Leica. Arriva nel campo di concentramento e per la sua competenza viene messo a fianco di un capo nazista. Questo capo, Paul Ricken, un uomo mingherlino e sadico, docente di arte, decide di utilizzare il mezzo fotografico per testimoniare la sua perversa vocazione artistica. Tutto quello che è agghiacciato in questa storia, che è una storia vera, sono tutti personaggi esistenti, e le foto che vengono raccontate nella graphic novel sono foto che sono state realmente fatte. Francisco Bois viene quindi messo a fare da assistente a questo fotografo capo nazista, e gli tiene le luci e assiste alla scellerata crudeltà dei nazisti nei confronti dei detenuti. Inoltre la perversa e malata visione artistica di quest'uomo fa sì che lui voglia fotografare persone mentre muoiono e devono morire in maniera estetica, quindi gli fa punture di benzina nel cuore, li costringe a correre contro il filo spinato. Una volta morti li sistema in modi per cui che lui reputa artistici, addirittura si fa ritrarre come i cadaveri che dispone prima di fotografarli. Francisco Bois, per la sua esperienza in camera oscura, viene messo a sviluppare queste foto. E a un certo punto ha un'idea: sviluppare due copie delle foto, raccoglierle, nasconderle nel campo di concentramento, aiutato da altre persone che rischiano la vita, ma la vita dopo torture inimmaginabili se venissero scoperti, farne un pacchetto e farlo uscire dal campo di concentramento come testimonianza degli orrori che venivano compiuti all'interno del campo. Anche perché la fotografia all'interno del campo veniva utilizzata in maniera promozionale. I detenuti venivano ritratti felici, che mangiavano, che erano in salute, che lavoravano ma erano contenti di lavorare. Non era un campo dell'orrore, ma era una prigione di livello, potremmo dire. Tramite un espediente ad altissimo tenore adrenalinico si segue tutta la vicenda, le foto arrivano fuori del campo di concentramento e poi la storia continua in maniera sempre più coinvolgente ed avvincente, fino al finale che si ambienta durante il processo di Norimberga, che è stupefacente. Non ve lo dico, ma è un finale di quelli da bocca aperta. Tutta la narrazione è bellissima. Il tratto non mi piace tantissimo, è un po' troppo caricaturale e iperrealista, ma dopo pochissime pagine ci si abitua e diventa assolutamente funzionale alla storia. Quello che mi è piaciuto tantissimissimo di quest'opera è la sua narrazione, che potremmo dire sinestetica. Significa che riesce a trasmetterci non solo una sensazione visiva, ma anche la percezione degli odori, la percezione della temperatura, la percezione dei colori che c'erano. È un libro estremamente crudo. Io pensavo anche fosse abbastanza snello da leggere, perché
non è molto sottile, di poche pagine, invece è una lettura che coinvolge per parecchie ore. Io pensavo di sfangarmela con poco, e invece c'è tanto da leggere, c'è tanto da guardare. È davvero una bellissima opera per 13 euro, è un capolavoro. E poi vi dico davvero, il finale è sorprendente. È sorprendente per quello che dice della fotografia, perché contemporaneamente in questo posto convivono due tipi di fotografie: la fotografia che pubblicizza all'esterno il campo di concentramento, che lo racconta come un luogo di detenzione ma un luogo felice, e dall'altra parte la fotografia di denuncia, la fotografia non solo di denuncia degli orrori che venivano perpetrati, ma anche la fotografia di denuncia di questo artista malato che era Paul Ricken. Alla fine Francisco incontra un'altra fotografa che era stata detenuta in un altro campo di concentramento, e hanno un discorso inventato, perché tutti e due i personaggi sono realmente esistiti, ma non si sa se quando si sono incontrati al processo di Norimberga hanno davvero detto quello, però c'è un discorso inventato che mi ha fatto tantissimo pensare sul valore della fotografia, ed è veramente un dialogo molto 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 commovente da leggere. Vi ho convinti a correre qua sotto nel boxino e acquistarlo, perché è veramente un libro eccezionale. Pensavo fosse una di quelle letture stracciacuore, di quelle che ti mettono angoscia, che ti mettono... e invece ti lasciano un senso di fastidio, di irrisolto, di delle cose che non dovevano andare così. Insomma, è un libro narrato benissimo, è una graphic novel narrata benissimo. Vi ricordo che se l'acquistate dal link qua sotto, una percentuale mi verrà riconosciuta e che utilizzerò per acquistare altri libri da recensire, quindi sosterrete il canale. Vi chiedo di condividere questo video con i vostri amici che hanno passione per la fotografia e per le graphic novel, ed è davvero un ottimo, 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 ottimo regalo per un appassionato di fotografia e di fotografia di reportage storica. Alla fine ci sono delle immagini di repertorio, io ho cercato sul web, si trovano veramente delle fotografie molto molto segnanti, quindi must have, come si dice. Grazie mille per avermi seguito, alla prossima!